Classic Driver Line. Classic Driver Line. One's most distinguished engine manufacturers to the fold in 1976, as Alfa Romeo became the official engine supplier of the Brabham team. The new BT45 was now painted in Alfa Romeo red, linking up nicely with Martini's branding, to create an exceptionally elegant livery. The team also first introduced reinforced carbon brakes to their car partway through 1976. This revolutionary braking system would eventually become commonplace on all Formula One cars by the 1980s. The team raced the BT45B chassis into 1977 with an unchanged team livery. However, Brabham's consortium with Martini proved to be a relatively short term proceeding, paving the way for Brabham to once again introduce another of Formula One's most closely associated sponsors the following season. In 1978, Italian Consumables Corporation Parmalat first appeared on the car, marking their newly established association with Brabham. The team introduced the BT46 chassis at the South African Grand Prix, before launching the refurbished BT46B chassis, known as the Fan Car, at the 1978 Swedish Grand Prix. The Gordon Murray-designed car was developed in response to the Lotus 78, and was able to generate extensive downforce thanks to a large engine fan mounted upon the rear of the car, which was integrated with the car's engine and created an intrinsic amount of suction beneath the car the faster it travelled. Alas, the BT46B was banned by the FAA following its one and only appearance in Sweden, a race duly won by Nicky Lauda. In 1979, the team ran with the BT48. The car's side pods were now dark blue and occupied by title sponsors Parmalat. Late in the season, the team would debut the all new BT49, a car developed and run by the team over the course of the next three seasons. Nel maggio del 1979 la vettura interamente progettata dall'Alfa Romeo è ribattezzata Alfa Alfa per distinguerla dalla Brabham Alfa Romeo no? eh, di Bernie Eccleston. E 40 anni dopo, un libro intitolato La congiura degli innocenti, eccolo qui, edito da Giorgio Nade Editore, è disponibile a partire da settembre prossimo. Ne ripercorre la travagliata nascita con una ricchezza di particolari che non tralascia alcun aspetto della vicenda. L'autore è Luca Dalmonte, qui al mio fianco, che dal suo pluritradotto e pluripartizione. Premiato Ferrari Rex ha cambiato il modo di raccontare le corse in automobile. Benvenuto, Luca. Grazie, grazie, sono molto contento di essere qua. Grazie dell'opportunità. Grazie a te. Quindi, raccontaci di, la, di questa vicenda: no? è una vicenda prettamente italiana, sì. una, una vicenda di un'azienda divisa, lacerata al proprio interno da fazioni. Uh, politiche e quant'altro tensioni sindacali che a un certo punto grazie alla passione di, di un grandissimo progettista di automobili che è Carlo Chiti che beh, era stato in Ferrari era stato licenziato da Ferrari nel 61 decide eh, di tornare in Formula 1 in un periodo che è quello caldo degli anni di piombo quindi un periodo nel quale le vetture, le vetture eh, per, per ricchi Ferrari Maserati certo. chiaramente sono nell'occhio del mirino e lo stesso è, è l'impegno sportivo cioè eh, c'è una parte di è una parte di azienda all'interno dell'Alfa Romeo che non vede di buon occhio il fatto che debbano essere spesi soldi. Per, per le corse, certo. eh, ma ca chiaramente Carlo Chiti non si ferma davanti a nulla. Io, come dicevi prima, tu la, le mie sono storie di uomini, di donne, di persone più che storie eh, tecniche. Eccolo, Carlo Chiti, ecco sì. questo improbabile cappellino. Ma all'epoca, <ride> chiaramente il, il look in Formula 1 era tutta un'altra cosa. <ride> un ingegnere toscano, fantastico, di grandissimo talento, ma soprattutto con una grandissima forza di persuasione perché riesce a convincere i più che riluttanti vertici dell'Alfa Romeo, nella fattispecie. pitch him i due presidenti che in quegli anni si succedono a eh, mh, tornare effettivamente eh, da un punto di vista molto importante in Formula 1, prima con la fornitura di motori alla squadra inglese della Brabham che all'epoca era di proprietà di Bernie clesson Adesso abbiamo una foto di, dei due motori. No? Esattamente Romeo. i due motori perché a un certo punto c'è cioè il motore eh, più ingombrante eh, con il quale inizia l'avventura eh, con la Brabham ma che a un certo punto diventa obsoleto perché nel 78 Colin Chap ma nell'effetto suolo eh, rende importante avere le fiancate dell'automobile libere certo. per poter far scorrere sotto il flusso d'aria allora serve un motore mm meno ingombrante, più stretto ed è ecco allora che l'Alfa Romeo in 50 giorni, che Romeo eh, stava attraversando un periodo molto, molto difficile della propria storia aziendale ma era composta da persone di altissimo certo. valore dal punto di vista tecnico, ecco il motore che esattamente abbiamo, nella fattispecie l'Auto Delta che era chiaramente il braccio sportivo esterno all'Alfa Romeo stesso, per, intervistando Gordon Murray che era il progettista sudafricano della Brabant, per questo libro mi dice 50 giorni per progettare un motore è eh, una, una cosa pazzesca. L'Alfa Romeo ci riuscì. La cosa bella, dicevo, è, ecco che, è, sì, è che Carlo Chiti riesce a, a convincere l'allora presidente dell'Alfa Romeo, Gaetano Cortesi, a tornare in Formula 1. Ma le cose non sono poi sempre quelle che appaiono, perché sì. nel momento in cui l'Alfa decide di tornare in Formula 1 con i motori, dando i motori alla brava di Bernie Eccleston e dando vita a un... A un, a un confronto a distanza tra la mentalità italiana e la mentalità inglese che sono molto diverse, diverse certo. anche per quello che riguarda forse soprattutto ecco Berni qui Bernie a e sinistra abbiamo anche, ecco abbiamo anche altre foto. Ehm, nel frattempo l'Alfa la, Romeo comunque è divisa ci sono certo. quelli che comunque non vedono di buon occhio il fatto che si torni certo. e nel mezzo di tutto questo cosa fa Carlo Chiti convince il top management dell'Alfa Romeo che si sì, Tornare, ecco ancora quello era Berni con Michel da sì. sinistra, tornare con la Brabo, è una bella cosa, ma in realtà l'Alfa Romeo dovrebbe tornare in Formula 1 in forma diretta, cioè costruendo non solo il motore, ma anche lo chassis, il telaio e tutto il resto. E nonostante a un certo punto, per questioni politico-sindacali, eh, il presidente Cortesi si è costretto ad andarsene, quindi arriva Ettore Massacesi, Chiti riesce a convincere anche lui? E 40 anni fa eh, a maggio, Gran Premio del Belgio, a Zolder. Eh, debutta quella che la, la stampa, ma poi anche internamente chiamavano Alfa Alfa, cioè la vettura interamente costruita dall'Auto Delta a Settimo Milanese per l'Alfa Romeo. Bene. Quindi. Allora, il ritorno in Formula 1 di una vettura interamente costruita a settimo milanese dall'auto Delta per conto dell'Alfa Romeo era stato un parto travagliato. Uh, L'Alfa Romeo stava infatti attraversando uno dei momenti più difficili della, della sua storia. Le nomine dei dirigenti erano in, um, di matrice politica, gli umori degli operai erano condizionati fortemente dai sindacati, e cellule terroristiche si nascondevano. Nelle sì. Gli stabilimenti e anche una grande componente della direzione dell'azienda era fortemente contraria all'impegno sportivo. Eppure. Eppure nella migliore tradizione intanto, aspetta per ecco, un attimo, aspetta, eppure ecco. però io voglio rimandare la tua risposta, perché questa, okay. eppure deve essere un po'. Diciamo. Cliffhanger. benissimo Però, intanto io voglio mandare appunto eh, questo contributo eh, no, che abbiamo. Vediamolo un attimo. Eppure nella migliore eh, tradizione del, delle, delle, delle più belle storie italiane l'Alfa Romeo riesce a tornare. E voi pensate soltanto a questo, le immagini erano Vittorio Brambilla che sì. eh, sull'Alfa Alfa... -Alfa immagini e video sì. Esattamente sull'Alfa Alfa al Gran Premio d'Italia del 79, dove peraltro Jody Scheckter vince il mondiale per la Ferrari. Ehm, nel momento in cui l'Alfa è già tornata a correre, quindi dopo quelle immagini, dopo sì. il debutto di 40 anni fa in Belgio... Eh, Nell'autunno del 79 Massacesi, che è il, il presidente dell'Alfa Romeo, riceve lettere. Io ho avuto la fortuna per questo, per questo libro di poter condurre ricerche sui documenti originali dell'archivio storico eh, dell'Alfa dell Romeo. Dell Romeo, sì. dell Romeo, sì. dell Romeo. Ehm, eppure il presidente dell'Alfa Romeo riceve lettere, ecco. questa è una lettera di, Braba, di, di Bernie Eccleston, di una carta intestata dalla Brabham. Uh, Bernie Eccleston che peraltro mi ha concesso un'intervista per questo libro, penso per la prima volta abbia Innevità. parlato solo ed esclusivamente del rapporto suo con l'Alfa Romeo. E ripeto, Massacesi riceve lettere dai suoi primi collaboratori dove gli viene detto, anche se avevano già debuttato, è, un, è sbagliato, dobbiamo continuare a correre soltanto dando i motori. Perché? Anche questa è una sì, cosa per, abbastanza italiana. Infatti... Perché? Perché se, se, se la brava Mafa vince, <ride> vinciamo noi, ma se perde, perdono loro. E certo. è questo è il tipo di, di vicende io Ho cercato di ricostruire nel libro. Cioè eh, chiaramente ci sono le corse ci sono le vetture. Ecco, questo è Bruno Giacomelli a, sì. a Monza 79, ma è, è lo sforzo che viene compiuto da questi personaggi, da questi, da questi, questi grossi nomi, perché eh, Cortesi e Massacesi erano due importanti manager di Stato, Carlo sì. Chiti è uno dei più grandi progettisti Chissà. nella storia italiana. Ha avuto un grandissimo trascorso e grandissimi confronti con Enzo Ferrari quando era con la Ferrari. Poi ci sono i piloti, c'è Lauda, ma è sul, fronte okay, sul fronte italiano sul fronte italiano c'è Vittorio Brambina, e il grande Bruno Giacomelli, sono tutte queste vicende umane che io ho cercato di raccontare nel libro perché chiaramente lo sport... E eh, la, par... la vita è fatta dalle persone. Ecco, questo ci ha colpito. No? La, la parte umanistica, come abbiamo citato, della, del sì, teatro di un le... lavoro di un tecnico, io un lavoro di un lavoro di un lavoro di un lavoro di un tecnico di un lavoro di un lavoro di un lavoro di un lavoro di un che di un lavoro di un lavoro di un lavoro di un le vittime di queste, di queste, di queste situazioni eh, ehm, hanno dovuto affrontare eh, per riuscire a concludere eh, un'attività. Certo. È giusto, ed è, ed è così. Ed è una cosa decisamente interessante rispetto a, a molte pubblicazioni che invece sono prettamente tecniche, con dati tecnici e con, sì, no? che eh, chiaramente, hanno, hanno, chiaramente hanno, il loro, hanno il loro spazio la loro ragione cioè, di essere. Quello che sto cercando di, di fare con i miei libri, con Ferrari Rex, adesso e ne parleremo. Con, con questo, ecco con ecco. quelli che, che l'hanno preceduto, è cercare di portare anche l'automobilismo anche al di fuori del settore dell'automobile, cioè anche a, verso quelle persone che sono interessate a, 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 alle vicende. E che possono incuriosissene però, Assolutamente eh? sì, anche cioè, a livello importante ma e magari appassionati. La congiura degli innocenti prima di tutto è una storia italiana, cioè. questa azienda meravigliosa che il mondo ci invidia e continua a invidiarci oggi, cioè. che è divisa, che non sa da che parte andare, eppure prima La componente umana, le persone si mettono, anche perché Chiti, Massacesi e Cortesi sono alleati improbabili, deci. ma con il comune fine di eh, tornare in Formula 1 per appagamento di Chiti, ma a livello di immagine mm. chiaramente a Cortesi e Massacesi sarebbe interessato, eh, perché si corre in Formula 1 per pubblicizzare il proprio nome e quindi esattamente come oggi vendere vendere le automobili senti ehm, siamo d'accordo eh, chiaramente abbiamo citato prima il tuo libro Ferrari Rex che è questo lo, lo inquadro ma abbiamo anche poi una, una diciamo un, un contributo no, da far vedere sulla, sulla copertina comunque tradotto in lingua inglese e spagnola definito dal sì. quotidiano americano New York Times come la biografia definitiva di Enzo Ferrari e vorrei che ne facessimo un brevissimo accenno anche Ferrari Rex è un libro Diciamo, è il libro che io volevo scrivere da, da quando ero ragazzo sostanzialmente chiaramente Enzo Ferrari poi chi come me è cresciuto negli anni 70 era, Ferrari era vivo certo. eh, 70 e 80 ed era una presenza importante eh, sui quotidiani in televisione quindi eh, al di là delle vetture che vedevamo in, in televisione, la Formula 1 oppure le, le berlinette che, che vedevamo per la strada mi ha sempre affascinato la vicenda umana, questo è un uomo che certo. ha vissuto fino a 90 anni, che ha avuto degli enormi successi, ma che ha conosciuto delle Grandissime tragedie a livello personale, a livello familiare. E eh, chiaramente sono sempre stati è sempre stato oggetto di molto interesse da parte di scrittori e di giornalisti. Io, però, quello che mi ero ripromesso di fare era di cercare di eh, tratteggiare di più la figura umana, la figura umana di Enzo Ferrari, ma anche i suoi rapporti. Tutte quelle persone con le quali lui si interfaccia nel corso della sua vita. Ad, piloti, ad esempio, i piloti. No? Ecco. Normalmente quando diciamo il ferrari Rex è uscito qualche anno fa nell'edizione italiana, e ho fatto tante presentazioni. Una delle domande ricorrenti è: ecco. eccolo qua con niki Lauda e l'avvocato Montezemolo. Sì, sì. Um, qual è il pilota preferito di Ferrari? La risposta più banale che esista è? è Gilles Villeneuve. Ma gilvin che in parte può essere uno dei più, eccolo qua, Gilles. Ehm, all'autodromo di Imola sì. nel luglio dell'80 um, è senz'altro un pilota con il quale Ferrari ha avuto un ottimo un, un rapporto quasi da padre a figlio ma è un rapporto che si è costruito nel tempo certo. cioè un rapporto che eh, tanto per essere chiari Ferrari lo prende a fine 77 perché gli va via l'auda e non ha altre soluzioni sì. e lo tiene nel 78 perché non glielo vuole prendere nessuno e addirittura a fine 78 sta concludendo una, 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 uno scambio con Walter Wolff che gli dà Scheckter e lui darebbe a, Schecter, a Wolf Villeneuve, ma sul più bello Carlos Reutemann va alla Lotus. Quindi, quindi. E Ferrari è costretto a tenersi Villeneuve che poi alla fine in realtà è la, è la fortuna di entrambi, perché il 79, certo. anche qui ancora, è 40 anni fa, ecco. mh, per coincidenza, è una stagione fantastica per Gilles Villeneuve Ferrari, che vince tre gare e diventa vicecampione del mondo, ma soprattutto conquista, conquista l'animo di, di, di Ferrari. La cosa importante non attraverso le vittorie, ma attraverso il comportamento di lealtà nei confronti dell'azienda, della squadra e nella fattispecie del proprio compagno di scuderia, Jody Scheckter, perché, perché Villeneuve comincia a vincere presto nella stagione 79 e la stampa, giustamente facendo il proprio lavoro, comincia ad alimentare una, una rivalità che in realtà non esiste, un po' come stanno facendo adesso con Confette e Leclerc. E Villeneuve spegne tutte le polemiche sul nascere ed è questo il motivo per il quale Enzo Ferrari comincia a innamorarsi di questo. Di questo straordinario pilota Bene, io ringrazio Luca Dalmonte Grazie. Che insomma, scrittore eh, Con il suo Ferrari Rex Ma anche con il prossimo libro Quel libro che abbiamo lanciato oggi La, la congiura degli innocenti Che uscirà a settembre A settembre, Bene. la settimana del Gran Premio d'Italia Ecco, sì. entrambi editi da Giorgio Nada, editore E giunti E giunti e, giunto. E, giunto. e giunti Bene, allora Ti ringrazio Luca per essere stato qui con noi Grazie. Complimenti per tutte le tue pubblicazioni Davvero Classica. life